C'era una volta un piccolo granchio di nome Corolo. Era l'ultimo nato in famiglia, un granchietto simpatico, allegro e dei colori scintillanti. Un giorno, mentre Corolo giocava con gli ossi di seppia sulla spiaggia, si avvide di una serie di enormi buche nella sabbia. Di chi saranno mai queste enormi impronte? Corolo si fermò ad osservarle, impaurito. Non immaginava esistessero creature così grandi che lasciavano simili tracce. E mentre provava a guardarsi intorno, si sentì d'un tratto tirare via da quel luogo dalla mamma, Verdella, e dal papà, Blullo, che sembravano molto preoccupati. «Vieni via!» urlarono. «È pericoloso stare allo scoperto quando arriva l'ignoto!» Di lì a poco, l'intera comunità si ritrovò radunata nella tana delle assemblee. Molte furono le ipotesi avanzate dai vecchi saggi, ma alla fine tutti furono d'accordo nel sentenziare. «E lui è tornato! Barricatevi in casa, si salvi chi può!» «Mamma, mamma, ma che succede?» chiese Corolo alla mamma, mentre tutti correvano a sbarrare porte e finestre. «Dobbiamo nasconderci!» «Ma perché, mamma?» «È l'ignoto!» «E chi è l'ignoto?» Corolo proprio non poteva capire, era troppo piccolo. «È colui che non possiamo conoscere e che ha distrutto le nostre comunità e le ha rese così povere! Neanche tuo padre può salvarci se ci trova l'ignoto!» Panico e disperazione aveva preso il sopravvento nella tranquilla comunità marinara dei granchi. Corolo, perplesso come può essere chi ha il desiderio di comprendere il senso delle cose del mondo degli adulti, se ne tornò nella sua stanza e si mise a pensare e parlò tra sé. «Ma io voglio sapere chi è, io lo voglio conoscere!» Così tornò in soggiorno dai genitori, ma di Verdella e Blullo non c'era più traccia. «Mamma, papà, dove siete?» «Shhh, incosciente, taci! Vuoi farci scoprire tutti?» Le parole soffocate in gola venivano da sotto il letto dei genitori, dove i due avevano trovato riparo. Quando anche Corollo ebbe raggiunto i due coraggiosi genitori nel loro improbabile rifugio segreto, riprese a domandare: «Ma come faccio ad avere paura di qualcosa che non ho mai visto? Qualcuno vuole spiegarmi che cos'è l'ignoto?» «Figlio mio, l'ignoto è il nostro peggior nemico», rispose il padre. «Se c'è un temporale e il cielo diventa nero, quello è l'ignoto. Se soffia forte il vento e tutto viene spazzato via, dietro c'è l'ignoto. E se il mare diventa nero e non si vede più il fondale, è quello l'ignoto.» Ma la spiegazione non convinse Corolo, che con un balzo, in un attimo, uscì fuori dalla tana alla ricerca dell'ignoto. «Pazzo incosciente, torna indietro! Non puoi conoscere l'ignoto! Anzi, se sarà lui a vederti, farà di te un sol boccone e non potrai mai più tornare indietro.» Troppo tardi. Il coraggioso granchietto era già sulla spiaggia per mettersi sulle orme di quella strana creatura. Corolo si spinse molto in là. Le orme portavano alla terra, triste e arida. E mentre le attraversava, il granchietto fu pervaso dallo sconforto in cui gettavano quei luoghi bui e desolati. Ma le orme andavano oltre e la sua determinazione di incontrare l'ignoto era così grande che neanche le tenebre dell'anima potevano dissuaderlo dal suo proposito. E così andò avanti. «Dovrà pure avere un confine questo luogo», pensava. E cammina all'improvviso, lo scenario mutò e Corolo si trovò davanti ad un corso d'acqua, un fiume o forse un lago. Certo è
che le orme continuavano al di là. Quando ebbe attraversato, si trovò davanti ad un paesaggio fantastico e meraviglioso. Un trionfo di colori, suoni e profumi, con i raggi del sole che facevano capolino dalle chiome degli alberi e che lo accolsero. Le orme dell'ignoto si perdevano all'imbocco di un sentiero nel bosco che terminava con un cancello alto alto, chiuso da un antico chiavistello. Corolo si arrampicò con il cuore in gola e sentiva che il momento di incontrare l'ignoto era arrivato. Ma dal buco della serratura vide solo un bellissimo coniglio tutto bianco. Accipicchia! Erano le impronte di un coniglio, pensò esterrefatto. Fermati, per favore, fermati, gli urlò. Sono giorni che seguo le tue tracce. Insomma, se quello era l'ignoto, non doveva davvero essere un granché. Perché tutti hanno paura di te? Chiese Corolo. Non mi sembri così spaventoso come dicono. Infatti, non è di me che tutti hanno paura. Gli abitanti di questo mondo hanno solo paura di quello che non conoscono. A volte è un'impronta nella sabbia a fare paura, altre volte è l'incapacità di vedere con occhi diversi le cose che accadono dentro e fuori di noi. Fammi capire. Chiudi gli occhi, cosa vedi? Niente. Esatto. E come si fa ad aver paura di niente? Eppure in molti chiamano ignoto quello che non vedono e ne hanno terrore. Ma è solo per non dover ammettere di vedere riflesse le paure che ognuno conserva nel cuore e che rivivono quando ciò che accade appare inspiegabile. Così ognuno può dire di poter aver paura di qualcosa che è fuori, invece di ammettere di aver paura di sé. E questo è quello che vuoi dire. Sei un granchietto molto perspicace. Il coniglio fece una lunga pausa e poi sorrise sul suo musetto. Poi riprese. Se sai quello che hai nel cuore, puoi gestire ogni tua emozione e quello che provi nei momenti difficili. Quindi anche le paure. Se non lo sai, l'ignoto sei tu stesso e fai bene ad averne paura. Quindi non sei tu l'ignoto. Vedo che non devo spiegarti più niente, replicò compiaciuto il saggio coniglio. Tutto diventa ignoto, anche un innocuo coniglio bianco, se non hai la consapevolezza di ciò che hai in fondo al cuore. Se non conosci te stesso, vedrai dappertutto riflesse le parti più buie e nascoste di te stesso e le chiamerai ignoto. Ma se decidi di intraprendere il viaggio dentro di te e corri il rischio di attraversare la terra triste e arida, riconoscerai l'ignoto e non avrai nulla da temere. I due si salutarono che ormai era buio. Entrambi avevano imparato qualcosa: il coraggio della scoperta e della saggezza. Sulla via del ritorno, Corolo non si accorse quasi neppure di aver passato per la terra triste e arida. Erano divenuti luoghi noti, non potevano più mettere inquietudine. E il viaggio di ritorno sembrò brevissimo. Ma quanta fatica aveva dovuto fare dentro di sé per arrivare fin lì, per arrivare a comprendere quello che il saggio coniglio gli aveva insegnato e che non vedeva l'ora di condividere con papà Blullo e mamma Verdella. Ognuno di noi è il migliore amico o nemico di se stesso. E nella seconda ipotesi, i più lo chiamano ignoto.